Tra il passato e il futuro viviamo tutti. Ma che dire del presente? Hai mai sentito parlare di una giovane ragazza francese della cittadina di Lisieux? I suoi primi anni sono stati duri, colpiti da perdite e lutti. La vigilia di Natale, in un attimo, Gesù ha cambiato completamente la sua vita. A soli 15 anni, decise di consacrarsi a Lui. E così fece. Se non ora, quando? Ha scelto le cose semplici di ogni momento per amare e sperimentare la presenza di Gesù. Sapeva che il presente era tutto ciò che aveva da amare. Scrisse una poesia al riguardo. È morta a soli 24 anni e, nella sua semplicità, è oggi una santa e un dottore della Chiesa. Il suo nome? Teresa. Era e rimane giovane come noi. Teresa amava e trovava gioia in ogni momento. E tu?